Alla sacralità del quotidiano. Cerchio Marina attraverso Attilio M, voce della quiete punto vagliano chiocciola gmail.com. Marina, come potrei parlarvi della vostra mente rispetto alla sacralità del quotidiano senza parlarvi della vostra mente rispetto alla sacralità dell'amore? Non c'è distinzione fra sacralità dell'amore e sacralità del quotidiano. Sono la stessa cosa, ma la vostra mente, messa di fronte alla parola sacralità, immediatamente la interpreta e la distingue da ciò che è profano, da ciò che esula dal sacro, da ciò che si contrappone al sacro, da ciò che esclude il sacro. Non è questa la nostra immagine del sacro. Il sacro è ciò che non può essere tolto da nulla, da nulla e da nulla. Il sacro è ciò che circonfonde e compenetra ogni azione. Ogni azione è sacra, anche quella che sembra perversa, ed è sacra nel momento in cui voi levate le etichette che ve la definiscono o questo o quello, o l'una o l'altra cosa. Ed è sacra proprio perché magari è perversa, dato che, dal nostro punto di vista, ogni perversità produce sacralità. Anche se non sapete quando, anche se non sapete come, anche se non sapete perché. Se ben vi ricordate, noi vi dicevamo che un'azione positiva genera un'azione negativa, un'azione negativa genera un'azione positiva, ma adesso possiamo dirvi, nessuna azione mai, se vista con questa ottica, è veramente positiva o veramente negativa, perché niente disgiunge la sacralità di ciò che non ha connotazioni e che, pur sembrando perverso, porta già in nuce il sacro e che, pur serbando il sacro, prepara già il perverso che riconduce al sacro. Ciò che è importante non è il flusso del sacro e del profano, del sacro e del perverso, ma è ciò che sta alla radice di ciò che ritenete sacro e perverso. È la radice che è sacra, non la manifestazione. E la radice non ha sacralità, non ha perversità, ma è il riassunto dell'una e dell'altra in una veste che non è più né l'una né l'altra. Questa è la radice. Se voi fate tacere le etichette, scoprite che ogni azione ha una sacralità, nonostante il limite, e che nel momento in cui togliete le etichette, il limite conta meno che la sacralità. La sacralità non sta nel limite, ma sta in ciò che il limite non dice, se visto come limite, e sta in ciò che il limite dice, se visto come mistero, da cui deriva la sacralità, perché il limite è un mistero. Perché la sacralità è un mistero, perché l'essere voi è un mistero, perché continuare a vivere è un mistero, perché morire è un mistero, perché niente c'è se non il mistero. Ma il mistero non usa parole, il mistero non usa definizioni, il mistero non usa la mente. Il mistero sconfigge la mente e vi porta all'amore che non ha spiegazione. Ma è pura gratuità, esclusiva gratuità, completa gratuità. Non c'è merito in questo amore, non c'è demerito in questo amore, e c'è soltanto amore, sconfinatamente amore, infinitamente amore, completamente amore, senza alcuna macchia. Io spero di potervi provocare con queste povere parole, affinché l'idea che la sacralità e ciò che non può essere detto vi pervada sempre di più.